fatto che io possa cantare con Avidabile, con James Senese, che ne so, con tanti artisti napoletani che fanno tutto un altro genere rispetto a me. E proprio questo fa capire che la musica è unica. Cosa ne pensi dell'operazione Renzo Arbore sulla canzone napoletana? Ma io penso che sia stata un'operazione abbastanza commerciale. Io penso che ognuno di noi può prendere dalla canzone napoletana, non dare. Anche io, che sono un figlio di Napoli, quando faccio un pezzo classico napoletano, non faccio pubblicità io alla canzone napoletana, perché la canzone napoletana è talmente popolare nel mondo che non ha bisogno di me, di Arbore, di altri che la reclamizzano. È reclamizzata a per sé, bisogna farla bene. Cioè, io non accetto il fatto che, non che Arbore me ne voglia, perché io lo stimo tantissimo come showman, il fatto di essere portatore del numero uno, per esempio, della canzone napoletana nel mondo. Cioè, facciamo una brutta figura noi se vedono che il cantante napoletano numero uno nel mondo poi non è un cantante, è uno showman, ma non è un cantante. Questa tradizione arboriana non mi arriva a me, non mi fa per... A me la canzone napoletana quando mi arriva, e io quando sento Pino Daniele mi arriva nell'animo. Allora lo recepisci, dico: Marone, che grande artista. E credo che Arbore ha fatto una bella cosa da simpatizzante della canzone napoletana, ma non bisogna prendere Arbore come riferimento della canzone napoletana, perché non è quella la canzone napoletana, non è samba oppure ballata, no, esistono delle canzoni che non le puoi fare né samba né...